eseguire di nuovo il lavoro compiuto. Fare il rappresentante di salumi non è facile, tanto più se si è amanti della musica. Se entravo in una salumeria per vendere prosciutti, vedevo la vergogna come l'unico orizzonte della mia giornata. Col tempo però mi sono accorto che aveva ragione mia madre quando diceva che ognuno possiede il seme della sua soddisfazione. Così ho sposato la nipote brutta di un senatore potente e in 2 anni sono diventato il direttore commerciale di una casa discografica. Adesso tratto coi cantanti divi che prima di entrare nella mia stanza devono bussare. Quando facevo il prosciuttaro ero come una farfalla che esigeva il volo, ma aveva le ali inchiodate. Adesso il piacere del mio lavoro mi fa volare sempre più in alto. Commento. Non esiste un lavoro umile, esiste l'umiliazione di fare quel lavoro. Tutto ritorna all'intenzione e quindi all'intimo, a come l'individuo vive la sua azione. Quando si svolge un qualunque lavoro altruisticamente, l'eseguire di nuovo il lavoro compiuto non sarà motivo di disappunto, perché il lavoro stesso è il motivo della soddisfazione e non il raggiungimento del fine a cui il lavoro tende.